sono state sentite la segretaria e un altro dipendente di via Bellerio della sede della Lega Nord, che erano due donne che sono state intercettate dagli investigatori che hanno lavorato per conto della Procura di Napoli su appunto questi favori, tra virgolette, che Belsito avrebbe elargito alla famiglia Bossi per far fronte a spese appunto legate alla ristrutturazione della villa di Gemonio dove risiede il senatore e una serie di altre spese uscite. I magistrati sono molto cauti nel valutare la posizione della famiglia Bossi, stanno prima di tutto verificando e probabilmente solo alla fine delle analisi del materiale che è stato sequestrato durante le perquisizioni che sono scattate martedì mattina si potrà sapere se questa inchiesta piuttosto delicata avrà degli sviluppi clamorosi.